Vado a raccontare un episodio. Episodio curioso che nessuno conosce. Il rapporto tra me e Pasolini. Molti anni fa, prima che Pierpaolo facesse un film, Sandro Genzi, che era il produttore di Castellani, di tutti i film di Castellani, chiamò me e Pasolini, affidandoci un copione che si chiamava poi, quando l'ha realizzato Franco Rossi, Amici per la pelle, con Garco, proponendoci di rivedere la sceneggiatura e riscriverla per un film che avrebbe prodotto lui. Partì per la Turchia, dove avevo un mese di vacanze. Andare in Turchia a fare un mese di vacanza. Durante questo mese, io e Pierpaolo abbiamo letto questo copione, che non ci interessava assolutamente, e abbiamo deciso di fare una cosa completamente nuova, che è una storia di ragazzi di vita. Io a Pierpaolo suggerì un personaggio di una fanciulla molto strana, una fanciulla che era la sorella di una ragazza che lavorava a servizio a Roma, era stata messa incinta dal proprietario ed era venuta per sostituire la sorella. Personaggio di questa ragazza, poi Pasolini, vagamente l'ha trasformato, l'ha incluso in sua mamma Roma, se non si ricorda. Mentre facevamo questo lavoro, cioè preparando questa sceneggiatura, tutte le sere facevamo i sopralluoghi nelle varie balene sulla Tuscolana, Mandrione, posti che frequentava Pierpaolo. E io ho fatto qualcosa come 200-300 fotografie di personaggi, di ragazzi, che dovevano essere i protagonisti, a scegliere per protagonisti del film. Abbiamo scritto la sceneggiatura in un mese, abbiamo fatto abbattere la macchina. Abbiamo portato due copioni quando è tornato Genzi e abbiamo portato due copie, una per lui e una per Roy, che era il presidente della società. Lui ci disse di tornare fra 2 o 3 giorni, che avrebbe letto il copione. Tornammo dopo 2 o 3 giorni. Lui aprì il cassetto dove c'erano i due copioni e ce li tirò in faccia. E questo sarebbe. Se non freno Pierpaolo, ammazza Genzi. Così è finita l'avventura di questo film che dovevamo fare insieme. Perché è un episodio inconsueto? Perché ho cercato disperatamente di trovare questo copione, impossibile trovarlo. Ho provato con la Betty, gli amici di Perugia, è impossibile. Dopo che è morto Pierpaolo, voleva avere questo ricordo che era molto affettuoso per me. Io ho avuto rapporti solo con Pierpaolo per questo episodio curioso. Poi naturalmente è venuto anche in Olanda per vedere Amsterdam, perché tutti erano affascinati dall'idea di vedere il ragazzo in vetrina. È venuto ad Amsterdam, è stato 4 giorni in Amsterdam con me. Però poi è tornato in Italia e io il film l'ho scritto con l'aiuto di due prostitute delle vetrine. È venuto Flaiano, sono venute tante persone che non hanno niente a che vedere col film. E per Pierpaolo abbiamo passato
un periodo molto piacevole, mi ricordo una cosa, che lui partendo per Roma, io rimanevo ad Amsterdam, mi disse: Luciano, ti do un consiglio, non riesco a collaborare con te alla sceneggiatura, ma ti do un consiglio, lasciati andare al più sfrenato romanticismo in questo film. E così ho fatto.